Finita ragazzi, finita. Purtroppo perdiamo una partita. Io ragazzi, l'Atalanta ce l'ho conficcata qua nel dente, c'ho una spina dell'Atalanta proprio nel fianco. Io c'ho tutte le partite con l'Atalanta, io ce le ho conficcate qua nel fianco. Perché io so che ogni volta che noi andiamo a giocare contro l'Atalanta, specialmente a Bergamo, succedono delle cose fuori logica. Succedono delle cose fuori logica che mi fanno diventare matto, ragazzi. Sta partita qua, ho pensato di vincerla, ho pensato di pareggiarla, ho pensato di perderla, ma mai, mai avrei pensato di perderla con tacco di Muriel al 97esimo, 98esimo, quando ha fatto il gol con Scavetto. Ragazzi, Muriel ha fatto gol di tacco facendo lo Scavetto. Cioè, non so se avete visto che gol ha fatto questo qua. Gesto tecnico da giocatore più forte della storia del pianeta del mondo. Ha fatto gol di tacco facendo lo Scavetto. Perché se non fa lo Scavetto, la palla Mike la prende perché è andato lì col piede. Ogni volta è così, ragazzi. Ogni volta che giochiamo contro l'Atalanta succedono delle cose metafisiche. Succedono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, ragazzi. Scalvini, ragazzi. Che partita ha fatto Scalvini? Onore a Scalvini che ha fatto una partita incredibile, ma giocasse tutte le partite così Scalvini, probabilmente saremmo di fronte al difensore... Franco Baresi che si è reincarnato in Scalvini. Che partita ha fatto, ragazzi? Veniva da un periodo dove non giocava bene, arriva a fare la partita contro di noi. Non sto dicendo niente, onore a Scalvini che ha fatto questa partita. Attenzione, non fraintendete le mie parole. Che partita ha fatto, ragazzi? Ha fatto una partita da fenomeno generazionale. Charles sbaglia il gol davanti alla porta, che dopo 10 minuti, che vabbè, lì siamo stati graziati, meno male che c'era lui, perché sennò prendevamo un gol dopo 10 minuti. 1-0, prendiamo ancora un'altra volta l'ennesimo gol su deviazione, ancora uguale, tiro da fuori aria, che poi noi siamo stati distratti, assolutamente concordo, siamo stati distratti sull'Atalanta che batte il fallo laterale, tutto quello che volete, e concordo assolutamente con voi. Tiro da fuori, deviazione ancora, ennesima deviazione di Figaio Tomori, ancora, prendiamo ancora lo stesso gol su deviazione. Ma basta! Ma quanto dobbiamo pagare, ragazzi? Io so che dico sta roba, poi fortuna, sfortuna, però è un dato di fatto che stiamo prendendo con la Juve, prendiamo il gol su deviazione di Krunic. Con l'altra partita prendiamo il gol così. E terza volta che prendiamo il gol nello stesso modo. Vabbè, ma allora, cioè, ragazzi, allora, cioè. 1-0. Primo tempo, giocato non abbiamo giocato benissimo nel primo tempo. Ma in generale, ma neanche l'Atalanta ha giocato bene. Cioè, non è una partita che dici, l'Atalanta ti ha ammazzato, hai perso 3-0, vabbè, che devi dire? Niente, silenzio, hai perso 3-0, punto e basta. Cioè, una partita che comunque nel Milan e l'Atalanta non è stata una partita giocata bene. È stata una partita intensa, fisica, molto cattiva. È stata una partita colpo su colpo. Stavo dicendo. Poi, fine primo tempo, facciamo il gol di testa. Fortunatamente Oliviero Bombervero riesce a fare il gol di testa. 1-1. 2-1 su Charles, che mette la palla in mezzo... l'unico exploit che ha avuto negli ultimi mesi, fa questo exploit, la mette in mezzo, prendiamo il gol, e lì, ragazzi, scusatemi, ma devo però fare un po' il pignolino sul gol che prendiamo. Perché prendiamo il gol? Perché chi in quel momento, Teo, stava facendo il centrale, commette un errore di marcatura, perché lui non è centrale, perché lì un difensore centrale fa dei movimenti. E non è colpa di Teo, eh. Cioè, sì, è colpa di Teo per il gol. Ma non è che sto addossando la perdita a Teo. Mi sto solo spiegando. Teo fa un movimento che non è un movimento, perché ovviamente non è abituato a fare quel tipo di movimento. Non fa un movimento da difensore centrale.
si fa passare dietro, arriva lì 2-1. Poi abbiamo, poi devo parlare di una roba tattica. Poi il mister cambia la formazione e passiamo ad un 4-4-2, ok? Mettiamo in campo Luka Jovic, tra l'altro, aperta parentesi, lo ripeto da quando è arrivato, Luka Jovic non è una prima punta, ma è una seconda punta, chiusa parentesi, e la sua dimensione perfetta sarebbe quella di giocare nel 4-4-2, vedremo poi che cosa succederà. Entra, palla in mezzo di Pulisic, 2-2, e lì ho detto, adesso la vinciamo. Mancano 10 minuti, l'Atalanta è a terra, non corre più, adesso la vinciamo. Tacco, raga, scavetto di tacco. Io ho 42 anni, raga, io nella mia vita, scavetto di tacco. Io non l'ho mai preso, ma non l'ho mai neanche fatto uno scavetto di tacco. Non io, il Milan, è la squadra che tifo, non l'ho mai visto fare, ma neanche dagli altri, fare uno scavetto di tacco. Gran gesto tecnico di Muriel, ragazzi. Però è ovvio che per prendere un gol del genere si devono concatenare 25 pianeti che si devono allineare nello stesso momento mentre passa Starlink di Elon Musk, e allora lì succede che c'è la concatenazione di tutti i pianeti e quello fa lo scavetto mentre sta correndo, fa lo scavetto al contrario col piede di richiamo, fa il colpo di tacco con lo scavetto. Io impazzisco, ragazzi, io impazzisco. Impazzisco perché, vado avanti, impazzisco perché? Perché perdiamo la partita, uno, io l'Atalanta ce l'ho qua, conficcata qua nel mio fianco, l'Atalanta è stata la gioia, è stata le delusioni, è stata le partite che ci hanno consegnato gli scudetti, ma sono state le partite che ci hanno consegnato dei grandissimi cambi, con l'Atalanta sono sempre delle partite metafisiche con l'Atalanta, infatti io, grazie a Dio, basta, non andiamo più a Bergamo a giocare, basta, non andiamo più a giocare a Bergamo, perché tutte le volte che andiamo là succede sempre qualcosa. Potevamo, nel caso avessimo almeno pareggiato sta partita, purtroppo non è andata così, nel caso avessimo pareggiato sta partita, potevamo allungare sulla quinta, se vincevamo allungavamo sulla quinta, mettevamo un botto di punti tra noi e la quinta in classifica, potevamo andare avanti a continuare a giocarci lo scudetto, la corsa per lo scudetto, adesso non dico... Ovviamente che la corsa a scudetto è compromessa, perché non è compromessa, perché mancano ancora tantissime partite, nel calcio può succedere di tutto. Vabbè, ma se l'Inter vince ti dà quanti punti? Diventa molto molto difficile. Ragazzi, io... Cioè, ma non so... Per concludere il mio concetto, io non sono neanche arrabbiato, cioè... Non è che giochi una partita male, capito? La gioco malissimo la partita. Vabbè, mi incazzo perché questa partita qua non è che l'hai giocata male. Anche l'Atalanta non l'ha giocata bene. Non l'abbiamo giocata bene nessuno. È stata una gara a pugni. E alla fine il pugno, quello là, Muriel, mentre si stava pettinando, ha fatto così, pum, ha tirato un pugno a caso. Bravo Muriel, bravo. Ha tirato un pugno a caso e noi siamo andati KO. Non lo so, ragazzi. Non sono arrabbiato, ripeto, raga, non sono arrabbiato, perché, no, perché magari c'è un po' di enfasi, c'è un po' d'adrenalina post partita, magari sembro arrabbiato. Non sono arrabbiato. Non lo so. Non saprei dirvi il mio stato d'animo in questo momento. Boh, vabbè. Ciao, raga, speriamo, dai. Adesso arriva martedì, arriva una partita da dentro fuori. Arriva una partita... importantissimo. Avremo modo poi di parlarne, dai. Vi saluto tutti. Ciao.